Ciao a tutti, eccoci di nuovo con il grande Massimo Fini per un'altra domanda, per chiedere a lui un altro contributo su un tema diverso da quello già affrontato e che oggi riguarda la democrazia. Noi come Talebano abbiamo già più volte sostenuto il fallimento della democrazia rappresentativa. Ecco, partendo da questo flash, la democrazia rappresentativa è effettivamente fallita? Abbiamo ragione? O ha ancora qualche speranza e qualche senso di esistere in questa società? No, no, perché la democrazia rappresentativa ha in sé un vulnus insuperabile, che contrasta proprio col pensiero liberale da cui parte, no? Il pensiero liberale cosa voleva? Valorizzare potenzialità, capacità, meriti del singolo individuo, no? Ora la democrazia rappresentativa si trasforma inevitabilmente un sistema di lobby, i partiti sono i più evidenti, ma non sono solo loro, ma insomma, di lobby che castrano proprio l'individuo singolo. Dice la scuola elitista italiana del primo Novecento, cioè Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca. Mosca e Roberto Michels, chissà perché classificate di destra, questi qui erano gli studiosi, e lo dice molto bene, dice Mosca nella classe politica, 100 che agiscono sempre d'accordo di concerto, prevarranno sempre su 1000 che agiscono liberamente. Queste aristocrazie mascherate non hanno neanche gli obblighi delle vecchie aristocrazie, perché le vecchie aristocrazie avevano alcuni obblighi, uno era la difesa del territorio, toccava loro, cioè non al contadino, e così l'amministrazione della giustizia. Solo per i sudditi. Sì, nel feudo, no? Quando cederanno il mestiere delle armi ad altri e, se parliamo della Francia, si trasferiranno a Versailles a fare i belimbusti imparrucati, imbellettati, la borghesia li caccerà giustamente a pedate nel culo. Però la stessa cosa è avvenuta per la democrazia, cioè partita, diciamo, teoricamente a livello democrazia con cose, si è poi trasformata nel suo opposto praticamente, anzi in qualcosa di molto peggio, a mio avviso. E noi, tra l'altro, proprio in questi giorni stiamo assistendo a dei tentativi di correzione, diciamo, di Sì. quello che è il nostro sistema parlamentare, sistema quindi di democrazia rappresentativa. Da una parte tagli dei costi, per esempio l'abolizione delle Sì. province, eccetera, eccetera, l'abolizione del Senato. Cioè, ci sono effettivamente dei correttivi, delle sistemazioni che possono essere fatti o bisogna proprio cambiare modello, giunti a questo momento? No, diciamo che questi stanno facendo questi tentativi perché tutto sta scricchiolando con tutta evidenza, ma qui ha ragione Grillo, cioè questa classe politica e questo sistema deve essere abbattuto. Quindi questi correttivi, ripeto, sono fatti per dare un contentino così Però di fatto all'opinione non vanno a pubblica. sanare minimamente quello che poi è il No, problema. Certo. il succo rimarrà sempre quello perché sta, ripeto, nel DNA profondo della democrazia. La democrazia crea lobby, crea partiti. In contrasto, ripeto, se pensi che fino al 1920 i partiti non erano nemmeno nominati nelle Costituzioni, come nota Max Weber. E nella nostra stessa Costituzione i partiti vengono nominati una sola volta, nell'articolo 49 i cittadini possono organizzarsi in partiti per contribuire a formare la volontà nazionale, eccetera. Bene, da questo unico articolo hanno occupato gli altri 138, insomma l'occupazione dei partiti nel nostro paese è di uno scandalo assoluto. La RAI è l'emblema, diciamo, ma è semplicemente la cosa più evidente, ma hanno messo le mani su tutto. Ok, quindi preso atto del fatto che questo sistema non funziona e che bisogna cambiare Sì, modello. Tu, radicalmente. esatto, tu hai citato la scuola elitista, che Sì. peraltro noi utilizziamo come punto di riferimento più o meno costante anche sul nostro sito, quindi Sì. sul Talebano. Ecco, però come possiamo pensare di introdurre un tipo di democrazia elitista concretamente nella nostra No, società, si tratta. partendo per esempio dalla Sì. formazione, o come facciamo a generare queste elite? I discorsi sono due. Uno è se si può fare una democrazia diretta. Una democrazia diretta però si può fare solo in ambiti molto ristretti.
che appunto il discorso sarebbe, si legherebbe al discorso delle piccole, certo, delle piccole patrie. Rousseau, quando immaginava la democrazia diretta, viveva a Ginevra, che è una città di 150.000 abitanti. Non si può fare nel mondo globalizzato, anche se tu utilizzi internet, poniamo, eccetera, perché in realtà tu vai a votare su cose di cui non sai nulla, mentre, voglio dire, la democrazia, certo, è esistita, ma non sapeva di esserlo. La comunità di villaggio, l'assemblea della comunità di villaggio, cioè dei capifamiglia, decideva tutto ciò che riguardava il villaggio, ma decideva sapendo su che cosa decideva, perché decideva, certo, sul suo e nel suo. Ora, immaginare questo in un universo mondo non è possibile. Quindi, cioè, bisognerebbe o bisognerà aspettare, quando avverrà, che il, diciamo, il sistema planetario implora su se stesso, imploderà, perché un sistema che si basa sulle crescite esponenziali che esistono in matematica ma non in natura, prima o poi implode. L'altra cosa che dicevi era dunque democrazia, l'elite, creare, esatto, l'elite, e questo è un problema da sempre difficilmente risolvibile, perché qui custodiet custodes, chi decide chi è un'elite e chi non lo è? Un'elite si dovrebbe creare da sola, non a caso c'è sempre stato una polemica violentissima contro la Repubblica di Platone, i filosofi, eccetera, no? Perché appunto non si accetta una cosa di questo genere. Peraltro adesso i filosofi non esistono più, gli intellettuali non esistono più, quindi dove, chi è? Chi potrebbe essere un elite? Questa è una domanda a cui io non so dare risposta. Okay. O meglio, ci potrebbe essere in tutt'altra situazione, in tutt'altri mondi, voglio dire. Nel mondo talebano il prestigio si conquista col coraggio fisico e morale, con le azioni fatte, con eccetera, eccetera. In un sistema che è basato sulle parole, come è la democrazia, tutti gli inganni sono possibili. Certo, ecco, però noi ritroviamo per esempio in altri luoghi o in altre epoche storiche degli esempi di funzionamento di una democrazia dell'elite, al quale per esempio si possa fare riferimento anche a livello, diciamo, di studio, di analisi, di punto di partenza. Ma per, sì, andare non a capire poi, sì, come non sono democrazie, sono la regalità per diritto divino, diciamo, in Europa spesso ha funzionato bene, però ripeto, non era certo una forma di democrazia, però essendo questi in fondo svincolati da qualsiasi bisogno di avere consenso, perché poi il problema è quello, chi dà il consenso, e potevano fare cose che nessuno qui oggi potrebbe permettersi. Ti faccio un esempio. Nel 1500, prima esisteva, cioè esisteva sulla Terra il sistema dei campi aperti, cioè i campi aperti, cioè i campi non potevano essere chiusi, c'erano tutta una serie di servitù comunitarie e tutto quanto, e per cui su questo si reggeva il fragile ma equilibrio del mondo agricolo. Nel 500 i grandi proprietari terrieri vogliono introdurre invece i campi chiusi, enclosure si dice, no? Chi si oppone a questo? I re, cioè Stuart e l'altra dinastia, adesso non me la ricordo, ma insomma sono due dinastie, per 150 anni si oppongono. Poi verranno bollati come reazionari, ma loro capiscono bene che rompere questo sistema significa mandare milioni di contadini alla fame, cosa che poi succederà, perché quando si afferma il parlamentarismo di Cromwell, cioè il preludio della democrazia, questo Parlamento pieno di proprietari terrieri, banchieri, mercanti, eccetera, introdurrà le cose, e infatti si creerà quella massa che poi andrà a lavorare nelle fabbriche, nelle industrie, in quel modo disumano che Marx e Engels hanno descritto così bene, se no un contadino non avrebbe mai lasciato la sua terra per andare in questi slum, in questi posti infami, sì. Dove, ricordo, si facevano lavorare anche i bambini di 6 anni. Quindi, diciamo, sulla base di quanto dici, in realtà possiamo dire che il problema allo stato attuale, quindi ad oggi,
non sia neanche tanto il sistema che viene utilizzato di governo, perché una società siffatta, in realtà, in qualunque modo la si governi, è destinata ad implodere. O c'è effettivamente modo di governarla che permetterebbe un... Cioè, se quelle che sono oggi le cosiddette elite si convincessero che non si può continuare appunto su queste palle della crescita, che prima o poi non potranno più essere sostenute, perché noi siamo come una macchina potentissima, partita da 2 secoli e mezzo fa, che ha viaggiato a grandissima velocità, ma che adesso si trova davanti al muro e pretende di dare ancora di gas, e quindi prima o poi fonde. Questo però le elite attuali, ammesso che capiscono qualcosa, ma sono convinto che qualcosa capiscano, non vogliono accettarlo, drogano il cavallo già dopato sperando che faccia ancora qualche passo avanti, poi dopo loro saranno morti e chi se ne frega, insomma. Cioè ci vorrebbe un cambio totale di mentalità. Devo dire che qualche sintomo si vede da questo punto di vista. La NASA, dico la NASA, lo studio di uno dei suoi dipartimenti, ha detto che se l'Occidente si vuole salvare deve ridurre il suo tenore di vita. Che detto da me può essere niente, detto dalla NASA fa un certo effetto. Bene, io andrei avanti a farti domande per ore, però devo dire che gli input già che hai lanciato sono sufficienti a stimolare le menti dei nostri ascoltatori. Chiudo prendendo e estrapolando una parola che tu hai utilizzato e che sarà oggetto della prossima intervista che ti faremo, il termine comunitarismo. Grazie. Massimo Fini in questa intervista è stato impietoso. La democrazia rappresentativa, ovvero la democrazia che noi tutti conosciamo oggi, è fallita, è morta e non c'è nessuna possibilità di correggerla. Quello che bisogna fare è cambiare il sistema, motivo per cui con lui abbiamo cercato di approfondire il tema dell'elitismo e il tema della democrazia diretta, che sono due correnti alternative di soluzione di passaggio oltre appunto la democrazia rappresentativa. La questione, il problema che è stato sollevato, è però che ambedue le soluzioni sono infattibili, impraticabili in questo tipo di contesto, perché viviamo in un contesto globale nel quale si verifica un'impossibilità di formare le elite, che sono quelle che, come dice Massimo Fini, facendo l'esempio dei talebani dell'Afghanistan, danno l'esempio alla popolazione, né diviene fattibile la democrazia diretta, perché presuppone un elemento essenziale, quello della conoscenza della materia che si va a affrontare. La soluzione dunque non è il sistema che viene adottato, la soluzione è il tipo di società che si va a governare. Il passaggio fondamentale dunque deve essere quello da società, quindi intesa in un contesto globalizzato, a comunità, ovvero il passaggio dal grosso al piccolo, al locale. Soltanto in una comunità, come abbiamo visto con l'esperienza delle polis dell'antica Grecia, si può avere un organo decisionale collettivo che sappia effettivamente trattare le questioni di interesse del popolo.